Questo mi sembra sci d'acqua, ma lì non vedi l'ora di mettere le biciclette? Non so più cosa dire. Ah, ragazzi, questa settimana ci dobbiamo fermare. Sì, ci fermiamo un attimino. I lavori che state vedendo vanno un attimo in pausa perché viene a trovarci un amico. Sì, si chiama Gianni, poi vedrete chi è. E ci ha chiesto una mano per mettere a posto il camper e quindi... Per dei lavori di falegnameria, cioè secondo voi lui si poteva tirare indietro? Ah, Mastro Geppetto. Dove c'è il legno c'è Geppetto. E quindi nei prossimi giorni probabilmente vedrete questo tipo di lavori. E anche questo, bella ragazza. Siamo Marina e Maurizio. Invece di viaggiare come sognavamo, da quest'estate siamo costretti a ristrutturare un camper infiltrato, proponendovi video nerd ad oltranza. Se non siete ancora stufi, state con noi ancora un po'. Giuriamo che è quasi ora di partire per il giro del mondo. Già li devo accorciare praticamente. Aspetta, sta spiegando delle cose che non capisco però. La gamba da 16 perché il cassetto è da 15. Poi li facciamo noi i cassetti, per farle un po' della misura che vuoi, puoi anche essere 17. Allora ragazzi, adesso facciamo due lavori per un amico. Allora, è arrivato a trovarci Gianni Vacante. Gianni Vacante chi è? Chi è Gianni? Madonna, che domanda. Okay. Subito così, boom. Aspetta, facciamo le robe di legno, le cose strane, facciamole un altro giorno. No, vabbè, poi li faremo, però giusto per capire, sei un viaggiatore. Sono un viaggiatore, sono uno dei tanti che ultimamente ha deciso di fare un cambio drastico, di mollare tutto, cambiare completamente lo scenario giornaliero della propria quotidianità. E quindi ha cominciato a guardarsi un po' intorno, a dire ma prendiamo strade diverse, vediamo un po' dove ci portano. Quindi ho mollato tutto e sono partito con Gigino. Questo è Gianni, questo è Gigino. Esatto. Gigino è un suo, cos'è, Gigi? Un Suzuki, no? È un Suzuki Super Carry. Ok, Suzuki Super Carry è un porter, come in italiano, un della Piaggio, no? Una volta è simile, no? C'è la Piaggio che ha fatto il porter. Il porter, sì, ok, sì, che, sì, che sì. È simile. Sì, è lo stesso progetto in realtà, ho scoperto che erano lo stesso progetto. Ok. Lui cosa fa? L'aveva già camperizzato, però non gli piacevano alcune cose e quindi io ho detto ok, io ho quasi finito il mio lavoro, mi stavo annoiando, perché non dargli una mano? Perché non tagliare altri problemi? E siamo qua nel solito accampamento, oggi piove. No, però devo ringraziarvi tantissimo, devo fare ufficialmente questo, no, bello, bisogna dirlo perché insomma mi stanno ospitando, mi stanno mantenendo, mi stanno veramente aiutando al 360 gradi, quindi grazie di tutto. Fra viaggiatori questo penso che si faccia. E adesso andiamo a lavorare. Vai! Lungo 100, giusto? Sì. Spero. Profondità? Profondità e il gambetto. Ragazzi, dopo due giorni di pioggia intensa, ricominciamo i lavori. Tra qualche lavoretto nostro, continuiamo ad aiutare il nostro amico Gianni nella costruzione del suo letto componibile e scomponibile. Esatto, posizione. Lavoro. Comodità a top. Abemus cassettum. Bello. Metti il cassettum al suo posto. Togli la candela. È perché siamo in Spagna. Si apre il giusto, tra l'altro. Proprio il giusto. Non è che vada perché sul sedile. Sì, tiri sul sedile, però. E poi secondo me invece sai come fai? Fai così, guardali. Dove c'è il sedile, ti metti un cordino se lo vuoi tenere aperto, ma non so per quale motivo. Mauri, vuoi raccontarci qualcosa? Stiamo appunto aiutando Gianni, che non l'abbiamo ancora presentato, ma lo faremo, faremo un'intervista. Comunque anche lui è un viaggiatore come noi, o meglio, lui è un viaggiatore, noi forse. Esatto. Prima o poi anche noi, lui sì, lui già. Siccome ci siamo appunto conosciuti su YouTube, così chiacchierando, lui ha detto, ma io dovrei fare delle modifiche sul suo progetto, sulle sue idee, e stiamo realizzando insomma, le cosucce. Ed è bello perché è tutto piccolo, quindi devi essere preciso il più possibile, insomma. Questa è la difficoltà, certo. Però sta avendo un bel lavoro. Bellissimo, mi piace un sacco, ragazzi. Vediamo alla fine. Dai, andiamo avanti. Vediamo bene. Bello avere gli amici, eh? Praticamente questa è la struttura del letto appena ideata, che sarà a scorrimento, quindi queste doghe tutte uniche per essere più resistenti, ma a scorrimento perché si possa aprire quando Gianni è seduto.
Dopodiché ci sarà un'altra invenzione di una cerniera, non ho capito da che lato, per far sì che si possa aprire metà quando il letto sarà fatto, giusto? Esatto. Ok, perfetto. Vediamo com'è andato il lavoro. Quasi quasi è così stabile che ci si può sdraiare anche Mauri. Sì, sì. Mica l'altro facciamo una fatica ogni volta. Lascialo aperto, lascialo aperto. Sei dentro. Anche. Perché questo appoggia qua, cioè se non avessi avuto un fine corsa, allora sì. Bene. Un lavoro fatto. Lo romperà lo stesso. Va bene, che vuoi che dicano mai, non è tanto sopportarti. Sta parlando da solo? Sì, è uno di quei casi in cui parla da solo. Sì, da cagare. Ragazzi, siamo arrivati alla fine dei lavori su Gigi. I ragazzi stanno facendo degli abbellimenti e tra poco rimontiamo il letto. Cosa state facendo? Mi metto una questa corda qui. Bella! Che va un po' a decorare. La teniamo ferma col nastro di carta finché non si asciuga. Esatto. No, voglio farlo vedere finito. Vi saluto. Guarda di là. Aspetta. Fate vedere che cosa avete fatto in questi giorni. Cosa abbiamo fatto? Niente. Devo dire la verità, che cosa ha fatto? No, ha fatto anche lui, Beh, dopo vi presento chi è lui a questo punto, visto che partiamo subito. Niente, abbiamo fatto una struttura di letto che si chiude, così, si può poi aprire per guardare sotto, insomma, sostanzialmente abbiamo rifatto il letto e il tavolino dove poi dopo lui potrà cucinare. Però io voglio presentarvi Gianni Vacante. Ciao. E lui che si chiama? Gigi. Perché Gigi? Partiamo subito così. Gigi perché mi ricorda, quando l'ho visto le sue dimensioni, mi ricordava tantissimo un cartone animato degli anni 80, che era uno dei miei preferiti in assoluto, che è Gigi la Trottola. E quindi quando l'ho visto ho detto, non è che ho detto che è Gigi, però canticchiavo Gigi la Trottola. E quindi, diciamo, mentre lavoravo su e cercavo di camperizzarlo, ho proprio pensato che Gigi era il suo nome. Però la cosa poi bella, pazzesca, di cui mi sono accorto invece dopo aver dato ufficialmente il nome a Gigi, è che la targa del mezzo inizia esattamente con 2G. E quindi io... Gigi. Quindi così, ho detto, era proprio destinato. Ottimo, ottimo. Questo cos'è, un Suzuki? Questo è un Suzuki Super Carry. Suzuki Super Carry, sì. Che non mi dicevi che in Europa non lo vendono. In Europa lo vendono, credo forse lo vendeva forse solo la Svizzera e non, hanno deciso di non venderlo in Europa, ma lo vendono invece ad esempio tantissimo in Asia, in Africa o in Sud America. Se conoscete eventualmente qualche gruppo di qualcuno che ha questo genere di mezzo in Italia, magari scrivetelo sotto nei commenti, perché lui potrebbe aver bisogno di scambi di idee, sì, con altri utenti. Esatto. Bene, il camperino è fatto, fantastico, l'abbiamo appunto un po' rifatto perché lui l'aveva già modernizzato, più che altro abbiamo dato un pochino più di solidità alla struttura, però adesso io vorrei parlare di Gianni Vacante. Chi è Gianni Vacante? Gianni Vacante è un ragazzo che sta cercando di capire qual è la sua strada. Non l'ha capita, non ha le idee chiare, e quelle poche sono anche confuse, e quindi ha deciso di fare come si fa quando si vuole schiarire un po' le idee, cioè scendi di casa e ti fai una passeggiata. Solo che nel mio caso... Ha passeggiato il mondo. Esatto, ho deciso di mollare tutto, resettare e ricominciare da zero, dire ok, ho disfatto veramente qualunque cosa per poter rimettere in ordine piano piano le cose. Ok, però io penso che tu in questo momento qualche obiettivo ce l'hai, almeno tu mi hai sempre parlato del Giappone. Sì, il Giappone è il motivo per cui forse anche sono voluto partire, cioè io voglio visitare l'Asia, ma in particolare il Giappone. E pensavo di andarci inizialmente con la bici e la tenda, perché quando ho iniziato a viaggiare ho fatto bici e tenda, quindi ho dormito per un anno sotto la pioggia, vento freddo, dentro la tenda. E poi mi sono fermato e appunto, visto la pandemia, visto le situazioni,
mi era quasi impossibile riuscire a raggiungerla in bici. Per cui ho detto, ok, mi fermo un attimo, vado a fare qualunque lavoretto per recuperare qualche soldo, e da lì mi è nata anche la voglia di provare a realizzare un altro piccolo sogno nel cassetto, che era la van life, esatto. Cioè vivere. Perché non l'abbiamo detto, ma Gianni ha iniziato circa un anno e mezzo fa o due anni fa? Nel 2020, il 2 gennaio 2021. 2 gennaio 2021, noi lo seguivamo già come youtubers, e ha iniziato, lui viveva a Barcellona, ha comprato una bicicletta, si è comprato quattro attrezzature e ha iniziato a fare il giro della Spagna. Con l'obiettivo di terminarlo, anche Portogallo forse? Sì, sì. Ok? Sì, sì. Con l'obiettivo di terminarlo e da lì continuare ad andare verso l'Asia. Poi ha avuto un problema, se mi ricordo, al ginocchio fisico. Che non essendo un grande atleta. Esatto, che l'ha ahimè fermato, quindi questa carriera da l'ha stroncato sul nascere, però a parte le battute ha dovuto appunto fermarsi un attimino e optare per un mezzo un pochino meno, diciamo così, dispendioso di energie proprie. Esatto, dispendioso da un'altra parte, ma meno dispendioso. Esatto. Quindi il tuo progetto comunque è quello di viaggiare, magari verso est, o comunque, anche perché poi ci sono, ecco, per i viaggiatori che magari vogliono fare un viaggio del genere, andare in Giappone non è semplice, non è tanto perché in questo momento bisogna passare dalla Russia, che insomma non è proprio la zona più felice sulla Terra, ma soprattutto in Giappone bisogna fare il carnet de passage, mi dicevi, esatto. Che è una sorta di documento, insomma, un po' burocratico per proteggere, diciamo così, l'eventuale vendita in quello stato. Insomma, è una cosa carissima, i viaggiatori lo sanno. È complessa anche da fare, quindi si può anche valutare magari di arrivare il più vicino possibile, poi l'ultimo tratto si può fare in aereo, in treno, in... Esatto, io sto ancora valutando il tutto, perché certo. Anche a livello economico ha le sue spese, io sono partito, ahimè, un po' quasi all'improvviso, quindi non avevo un grosso bagaglio anche di denaro da parte, tanto è vero che mi sono dovuto fermare a lavorare per recuperare dei soldi e comprarmi questo. E quindi l'idea del Giappone la sto valutando a 360 gradi in questo momento. È un qualcosa che farò, però sto capendo, vale la pena adesso quei pochi soldini che ho prendere e andare lì e poi una volta in Giappone però non ho come viaggiare, oppure vado direttamente in Giappone, mi giro il Giappone, faccio un'esperienza lì e poi torno dopo 3 mesi e riparto con Gigino. Sono domande che mi sto facendo in questo momento, però il Giappone rimane, quello c'è, un punto fisso. Ok. Quindi, tu sei uno youtuber, anche a proposito, come si chiama il tuo canale, che lo mettiamo qui Gianni sotto? Vacante, come Gianni Vacante. Nome e cognome, sì. Perfetto, Gianni Vacante, gira con Gigino. Sì, con la piccola. E adesso siamo al sud della Spagna, ci è venuto a trovare, perché appunto così ci siamo scambiati un po' di informazioni. Allora facciamo così, quali sono, diciamo, le tue prossime tappe, cioè cosa hai intenzione di fare? Allora, io nel prossimo futuro immediato... E stare al caldo, perché non ho praticamente, ho fatto, diciamo così, ho creato il Gigi nella maniera più minimal possibile. Non c'è impianto acqua, non c'è impianto luce, non c'è impianto gas, non c'è niente. Cioè, questo è Gigi, ci sono, c'è il pavimento, 2 sportelli e un letto. Il resto è tutto, c'è una doccia che si scalda col sole, che è una sacca. E quindi oggi doccia calda? Oggi doccia calda. C'ho il gas a fornello, quello che si usa nei campeggi, quindi in realtà è proprio minimal. Io viaggio veramente con... È un po' la tua filosofia, mi dicevi, comunque viaggiare è minimal. Ma sì, mi sono reso conto che più cose hai e più sei preoccupato di perdere, invece meno cose hai e meno sei preoccupato di perderle perché non le hai. E in più mi sono trovato bene, cioè ho visto che con 4 magliette e 2 pantaloncini ci vivo, non ho bisogno di avere 12 pantaloni, cosa che avevo. E anche perché questa è nata da quando sono partito in bici, mi sono reso conto che facevo fatica a staccarmi da della roba da vestire, poi riflettevo sul fatto che io avevo 5-10 camicie nell'armadio che non avevo utilizzato negli ultimi 12 mesi, cioè erano lì, nero, facevo difficoltà a staccarmene, ma non li usavo, c'era qualcosa che non andava. Certo. E quindi lì ho imparato proprio a fare a meno di queste cose e imparare a vivere con quello di cui ho bisogno, cioè una maglietta, basta. Beh, insomma, e l'esperienza non è di per sé il viaggio, è l'esperienza che mi sta dando tanto, quindi
lo puoi fare viaggiando, lo puoi fare lavorando, okay, o lo puoi fare cucinando, è quell'esperienza che fai sul campo. Okay. Ecco, a me questa cosa mi sta dando tantissimo. E il Giappone in realtà per me non è un punto di arrivo. In realtà ho sempre visto, non chiedetemi perché questo mi è, diciamo, sconosciuto, è sempre per me stato in realtà un punto da cui ripartire, un punto di partenza. Okay. Quando ho mollato tutto, in realtà era vado in Giappone, me ne sto qualche mese lì e torno e capisco cosa far da grande. Siccome ancora non ci sono arrivato, mi sento ancora in quella fase di... come ci si sentiva Dante nell'inizio della Divina Commedia, mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. E quindi sto facendo questo cammino per capire e comprendere profondamente il mio posto. Quindi per te il viaggio è proprio questo, il crescere nel viaggio, il capire chi sei. Sì, non è una questione esatto di viaggiare per vedere di per sé cose, è proprio per stare un po' da solo, per stare in solitudine, per magari fare delle chiacchierate con persone sconosciute, insomma. Tu hai conosciuto tanta gente viaggiando? Viaggiatori, sì, tantissimi. E che esperienza ti dà ognuno di loro? Beh, io ho sempre imparato tanto, ma non solo dalla persona, no? Certo. A volte ho capito che l'imparare qualcosa, come ad esempio con voi, no? E mi ha insegnato tante cose qui, però queste posso anche impararle veramente, no? Io in realtà quello che, ad esempio in questo momento, con voi, imparo a conoscere meglio me stesso, i miei limiti, li tocchi, ti testi come essere umano, ti rendi conto che livello di, non so, sopportazione hai rispetto a certe cose. È una cosa che normalmente se fai a casa hai quei 5-6 amici, hai il tuo circolo vizioso, chiaro. È difficile che ti metti veramente alla prova. Incontrare più persone ti mette alla prova, perché dici... Corretto. E ed impari soprattutto a comprendere che il limite vero non è quella persona fastidiosa, è che io ho un cuore, dal mio punto di vista ovviamente, che è il mio cuore piccolo da non accogliere veramente anche una situazione così. Okay. E quindi io parto da questo presupposto, che sto imparando tantissimo. Quindi per te il viaggio è anche un'esperienza, un metterti al confronto con quello che è non più la tua zona comfort, perché se stai a casa hai i tuoi amici, il tuo ristorante, la tua casa è la tua zona comfort. Viaggiando esci dalla tua zona comfort, incontri molte più persone e quindi fai molte più esperienze e testi la tua persona, cioè testi il tuo io. Esatto. Bella filosofia. Esatto, quindi è un viaggio più interiore. Certo, interiore, ma utilizzando quello che è il viaggio in sé e gli incontri che fai. Esatto. Però una domanda te la devo fare, perché sicuramente, visto che hai incontrato tanti viaggiatori, ci sarà un qualcosa che li unisce tutti. L'inquietudine dello stare fermo, non lo so come spiegarla diversamente. Cioè, io ad esempio personalmente ho sperimentato, solo nel momento in cui ho iniziato a viaggiare, quanto anche la vita mia personale abbia cominciato a muoversi. Uh-huh. E ogni volta che mi fermo per più di un tot di giorni sento come un po' un'apatia che comincia di nuovo a ricalare su di me, come queste nuvole che portano. E allora invece nel viaggio mi sento vivo, mi sento diverso, quindi può darsi che siamo un po' tutti alla ricerca di qualcosa, di quel famoso posto nel mondo, e che noi, c'è chi lo fa viaggiando, c'è chi lo fa in tantissime altre maniere. Certo. Attenzione, ho incontrato mica solo viaggiatori, persone meravigliose che, non so, anche lavorando il campo, avevano questo tipo di ricerca interiore e lo cercavano nelle cose che facevano, migliorando il quotidiano. Bene. Allora, tutto questo discorso perché te l'ho fatto? Perché voglio che la gente che ci sta vedendo in questo momento capisca esattamente la tua essenza e il perché tu sei un, diciamo, youtuber. Tu nel tuo canale che cosa stai facendo vedere? Perché sì, ok, la van life, questo pezzettino che tu hai, ma cosa racconti nel tuo canale? Ma in realtà, guarda, c'è poco di van life, nel senso, a parte qualche immagine, qualcosa, ma anche con la bici c'era lo stesso discorso. In realtà il mio è più raccontare la mia esperienza di crescita personale, cioè io condivido quello che sono i miei pensieri, le difficoltà, tutto ciò che riguarda in realtà un po' il mio mondo interiore. Quindi è più una chiacchiera, è un caffè con un amico che si sta prendo. Okay. Quindi non è proprio raccontare la van life o un viaggio. Vedrete poco sul mio canale di viaggi pazzeschi, cose. Qualche luogo bello si vedrà sicuramente, però il mio più apro il caffè, faccio due chiacchiere, vi racconto un po' quello che sto imparando,
come si affronta la solitudine, come sto imparando a stare da solo, come sto imparando a gestire le emozioni. E quindi insomma è più una chiacchiera. C'è mai stato qualche tuo follower che ti ha chiesto supporto, perché magari si trovava nella stessa situazione? Sì, 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 ed è il motivo per cui mi spinge a fare video su YouTube. Cioè io ricevo veramente tanti messaggi di... Non è poi tanto supporto come se io avessi la soluzione, anzi spesso lo dico, non prendete mai esempio da me, però... Sei più un amico che ascolta. Esatto, è più un amico che ascolta, è più un condividere delle esperienze, perché quando le fai da solo pensi di essere da solo. Nel momento in cui tu ti apri, racconti un'esperienza, in quel momento lì ti rendi conto che non sei neanche più solo. Nella tua disgrazia pensavi, oddio, sono l'unico che si sente solo, che non troverà mai il posto giusto nel mondo. Poi in realtà ti rendi conto che non sei l'unico, ci sono come te milioni di persone, quindi non siamo allora soli, è più una sensazione. È più aprirsi agli altri. È più aprirsi, ecco perché ho deciso di condividere, perché penso che ci sia un valore incredibile, e il mio non è un canale che farà milioni, però sarà un canale che sicuramente affronta il tema umano. Beh, io penso che tu non lo faccia per soldi, perché sennò andrai a fare un altro lavoro, esatto. Ma più che altro lo fai proprio per questo, poi se cresci, per carità, viaggiare costa. Però lo fai proprio per raccontare la tua esperienza e far sì che magari un'altra persona possa trarre giovamento da quello che tu stai facendo. Esatto, e poter dire, oh cavolo, l'ha fatto lui, perché non posso farlo io? Quindi... Bellissimo, quindi lui sostanzialmente sta lanciando un gran bel messaggio in base alle sue esperienze che cambiano, più va avanti, cambia anche lui come persona, e quindi chi si affeziona a lui poi insomma lo segue perché... Dici, dai, che ce la facciamo. Esatto. Bene, io a questo punto vi invito a iscrivervi di nuovo al suo canale, che si chiama appunto Gianni Vacante. C'è Gigi qua che lo porta in giro. E spero che, insomma, questi chiacchierata, questi 20 minuti, 10, quanto sono state di chiacchierata, vi portino un tanto un sorriso e magari qualche altro contenuto da vedere. Grazie. Grazie a voi, grazie Gianni. A voi, ci vediamo presto. Soprattutto volevo anche ringraziare Marina che, che fa la camera dietro. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.